Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it. Sempre aggiornato 24 ore su 24. sportpress.it. Coach, allora vittoria importante, perché dopo aver chiuso ancora avanti di uno il terzo quarto abbiamo giocato un quarto quarto diverso, dove le energie sono state di più perché le rotazioni sono state più ampie, anche se il giocatore che abbiamo aggiunto ha fatto punti perché se ne è fatti nel mento i punti, e quindi di fatto non è stato un discorso legato a chi è arrivato, ma a una diversa distribuzione delle energie e delle rotazioni. Siamo stati premiati da un rimbalzo attacco di rapina di Marcus, da due tiri liberi, però le partite vanno e vengono, quando si perdono siamo sempre colpevoli e quando si vincono non siamo colpevoli, perché sennò è troppo facile. Secondo me abbiamo costruito anche dei buoni possessi alla fine, però abbiamo rinunciato a un paio di tiri aperti, e questo non deve essere, perché quando i tiri sono aperti devono essere presi con consapevolezza. Ne abbiamo affrettato uno che ci ha costato un canestro in contropiede del meno 2, se non sbaglio. Che la partita era difficile lo sapevamo, che la loro duttilità poteva metterci in difficoltà lo sapevamo, però alla fine direi che usciamo con una vittoria che è rinfrancante dal punto di vista della classifica, rinfrancante dal punto di vista della morale, e ci permette di cominciare a lavorare tutti insieme a partire da martedì, perché spero che martedì, nonostante l'infortunio di Filippo, riusciremo ad essere tutti, e questo è quello di cui abbiamo più bisogno per continuare a mettere benzina, e stasera di benzina nell'ultima parte ne avevamo di più, e quindi quello che abbiamo fatto nelle due settimane sicuramente è servito, e anche abitudini comuni che chiaramente devono essere raffinate e perfezionate con l'addizione di un nuovo giocatore. Questa è la sintesi. Coach, l'impressione di là della vittoria che chiaramente aiuta, che non ci fa schifo però, eh? Ti volevo dire che non ci fa schifo. E dal punto di vista, diciamo, fisico atletico, a volte questa squadra tende un po' a soffrire, parlo chiaramente, Cremona è una squadra che gioca correndo, si sapeva, certo. È la sua caratteristica. Hai avuto questa percezione invece nel terzo quarto chiaramente, oppure una cosa? No, direi di no, perché se avessimo sofferto fisicamente nell'ultimo quarto, visto che ci sono stati precedenti importanti che ci dicono che nell'ultimo quarto abbiamo dilapidato quanto di buono avevamo fatto, forse abbiamo fatto qualcosa meno di buono nel corso del terzo periodo, però abbiamo allargato le rotazioni, quindi allargare le rotazioni significa che magari poi negli ultimi 5 minuti i giocatori che devono essere freschi sono freschi e magari fanno due giocate che ti permettono di vincere la partita. Quindi se fossimo perfetti con tutti e 10 giocatori per 40 minuti vinceremmo sempre di 20 punti, ma non è così. Io non ho visto difficoltà fisiche, ho visto sofferenza al rimbalzo, quello sì, sicuramente, che è stata una costante. Vedo che alla fine i nostri avversari però hanno tirato giù il 22% dei rimbalzi offensivi disponibili, che è una percentuale molto bassa, perché la percentuale di rimbalzi offensivi diventa alta quando supera il 30-35%, però sono stati più bravi di noi nel controllo dei tabelloni. Alla fine il 53% dei rimbalzi disponibili nelle loro mani, il 47% nelle nostre. Cosa importante è che abbiamo preso il rimbalzo che ha deciso la partita. Contava. Esatto. Ok? Luca, 5 palle in mano, 2 minuti dalla fine, la squadra prende un tiro affrettato, come hai detto te. Sì. E rischia di ricadere vittima di quei problemi mentali con le rimonte degli avversari. È una questione proprio mentale. Questa volta la squadra ci ha messo del suo per ritrovarsi quel problema, perché non prende quel tiro affrettato, magari sì. Cioè, aver vinto questa partita è molto più importante, perché magari toglie questo gorilla dalla spalla più che il modo. Secondo me sì, perché alla fine, al di là del tiro affrettato, che è un brutto tiro che non va preso su più 5, però la cosa secondo me che poi non va bene è che ne abbiamo rifiutati 2 di tiri aperti, e questa è una cosa che non dobbiamo fare, perché quando siamo correttamente posizionati e la squadra ha costruito un eccellente tiro, quell'eccellente tiro deve essere tirato, anche perché mi insegnava un mio giocatore che quando io sono il rimbalzista, nel momento in cui la squadra costruisce un buon tiro, io so cosa devo fare, cioè devo andare a rimbalzo attacco. Invece se si va su un'altra opzione, che è un'opzione più complessa, anche il rimbalzista perde quel vantaggio che può avere nel poter prendere un rimbalzo attacco. Però questo dipende. Li rifiuti perché si
Secondo me sì, secondo me sì, perché quando perdi tante partite così poi rischi di cercare il tiro da solo, da sotto, senza nessuno, col palazzetto vuoto, ma non esiste nella pallacanestro. Esiste un buon tiro preso dalla squadra dove poi hai l'opzione di prenderti uno al secondo tiro, però questo passa molto dal fatto di averne perse molte, ecco. E la verità è che stasera i due tiri aperti li abbiamo costruiti da squadra, senza tanti discorsi, però poi vanno tirati e se si sbaglia, si sbaglia, pace, voglio dire, questo fa parte dello sport, quindi nel momento in cui il tiro è ben costruito, quel tiro deve essere preso, non ci sono dubbi, però molto c'è di aspetto mentale in questo, no? Perché ti viene in mente il pensiero e cerchi il lay-up d'allenamento, ma il lay-up d'allenamento quando giochi partite come queste non esiste. Ok? Tutte le notizie sullo sport di Bologna e provincia le trovi su sportpress.it, sempre aggiornato 24 ore su 24, sportpress.it.